una designer, che ci parlerà del suo progetto Chromopolis. Prego, Sara Sossi. Grazie. Buonasera. Allora, vi presento il mio progetto, si intitola Chromopolis, fusione di due parole, cromo e polis, ovviamente, colorare la città. Allora, il progetto nasce da un concorso sul design e dove veniva richiesto di disegnare un souvenir. Però io sono particolarmente allergica alla produzione di plastica, di ulteriori oggetti che non ce ne facciamo niente alla fin fine. Quindi ho deciso di valutare il progetto a modo mio. Allora, queste erano un po' i paletti. Bisognava scegliere un oggetto, poteva essere sia un bene materiale o immateriale, che sia un elemento originale e distintivo. Ok, quindi essendo un concorso internazionale poteva essere qualsiasi città, qualsiasi oggetto, da qui verso tutto l'est Europa. Allora, quindi veniva richiesto di disegnare un kit di dimensioni ridotte, riproducibile in scala, sfruttando nuove tecnologie e ovviamente a basso budget, come gran parte delle richieste nei giorni nostri. E c'era tra l'altro il limite di dimensioni di 10x10x20 cm, quindi abbastanza ridotto. Allora, fino a quel punto gran parte dei souvenir costituivano di queste cose qua, che va da sé, non lo so, personalmente non condivido queste scelte in quanto appunto è produzione poco produttiva di oggettistica varia che poi magari anche buttiamo via. Ok, quindi rientriamo un po' nel campo del kitsch. Qui allora ci ho messo il mio zampino, ho fatto una ricerca, ho detto ma come può esistere solo quello? Allora ho pensato un po' al mio modo di viaggiare. A me piace tantissimo viaggiare con il taccuino in tasca, penna, matita, quel che è, fermarmi e fare uno schizzo di quello che vedo. In questo modo riesco a ricordare molto meglio quello che ho visto e mi prendo anche il mio tempo e quindi posso studiarmi il posto. E questo è un ricordo che poi mi porto avanti tutta la vita, ok? Però mi piacerebbe che tante persone riuscissero a fare questo, perché veramente è un momento di meditazione, di rilassamento e appunto è un ricordo. Il problema è che magari non tutti sanno disegnare. Allora come faccio ad avvicinare le persone al disegno, a un momento tanto importante, comunque peculiare? Allora ho un po' iniziato a fare due ricerche su cosa fa la gente in giro, ok? E c'è effettivamente chi disegna mappe, appunto come dicevo io disegno solitamente i posti che vedo. E allora me ne sono uscita con questa idea qua. Allora, il mio progetto sostanzialmente è composto da tre parti. Il kit, quello famoso che dovrebbe essere comprato, è composto da un taccuino, matita, cartolina e mappa. Io ho scelto Trieste, come dicevo, ma in realtà questo è applicabile su qualsiasi città. E cosa si fa? Si fa il frottage. È quella tecnica che si usava una volta con la monetina e il foglio di carta. Quando appoggio il foglio di carta sulla monetina, coloro e mi resta impresso il basso rilievo. Ok, viene usato con tantissime texture. Allora io ho voluto applicarlo sulla città di Trieste. Ho preparato le istruzioni da abbinare sia al kit e anche vicino alle targhette. Solo un secondo, scusate. Ecco, sostanzialmente così. Il turista segue il percorso suggerito sulla mappa dove sono segnati dei punti di interesse. In prossimità di questi punti di interesse, il visitatore troverà dei bassorilievi come questi, con l'icona dell'edificio, del monumento, sul quale andrà ad appoggiare il foglio di carta, colorerà e verrà impresso l'icona.
In questo modo il souvenir non è un oggetto fisico, però è l'azione stessa. Quindi è un ricordo che uno si porterà finché vive sostanzialmente, perché è un gioco. È un gioco perché bisogna, tra l'altro, essere presenti sul posto. Bisogna recarsi vicino all'Arco di Riccardo, bisogna recarsi a San Giusto, altrimenti l'icona non si trova. Appunto, queste sono le istruzioni e qui sono le fasi di costruzione. Sono partita proprio dalla base per vedere se funziona. All'epoca non sapevo, si tratta di 4 anni fa, non conoscevo ancora il Fab Lab. E quindi mi è stato chiesto di creare un prototipo. E che faccio? Allora ho preso semplicemente cartoncino, stampante che avevo a casa, ho stampato le due icone e ho tagliato. Ok, ho visto che funzionava e niente, il problema era come fare un oggetto che sia presentabile al pubblico. Allora mi sono affidata appunto al Fab Lab, dove ho scoperto queste nuove tecnologie. È stato tutto molto per caso, devo dire. E qui appunto ho sfruttato la tecnica del laser alla fine. Ho provato a usare la stampa 3D, però veniva molto granuloso, non si capiva bene l'icona. Allora con il laser abbiamo iniziato a giocare. Quello che vedete, la parte opaca, è stato intagliato, è scavato. E invece la parte liscia è quella che è in rilievo. E questo è un risultato. Ok, quindi il fruttage dell'edificio. Queste sono delle fasi di lavorazione a laser. Questi sono appunto il municipio di Trieste, Palazzo Carciotti, la chiesa di Sant'Antonio. Questo è un dettaglio. Anche qui non è stato immediato, abbiamo fatto moltissime prove prima di arrivare a un risultato finale che fosse comprensibile a tutti, che l'idea arrivasse facilmente alle persone. Perché un conto è farlo a computer, in Illustrator funziona benissimo, poi quando ti trovi a lavorare con le macchine non è la stessa cosa. Per esempio il laser giustamente mi leggeva tutte le linee nascoste. Ma allora è stato divertente. Ok, questa è la mappa con tutte le icone dei punti principali, alcuni punti di Trieste. Taccuino. E poi la cosa curiosa che è nata collateralmente è stato il fatto che l'ho mostrato, tra virgolette, a un mio amico che è non vedente e lui si è stupito perché riusciva anche lui a vedere quello che vediamo noi. Allora abbiamo pensato che poteva essere un progetto interessante da poter presentare ai comuni o ai musei, in quanto mette sullo stesso piano sia chi vede sia chi non vede, bambini, adulti, perché è un gioco per tutti, tutti possono usufruirne e non crea alcuna differenza tra le persone. E beh, questo è quanto della mia presentazione, se avete domande... A posto, grazie. Grazie, Sara Sossi. Grazie mille. Allora, Alessandro Ranellucci, Enrico Camessa e Carlo Fonda. Tra 2 minuti arriveranno sul palco. Intanto adesso ci aspettiamo un secondino, ci prendiamo una pausa, ci beviamo un caffè. Vedo che le persone si stanno già radunando. Prova.
chiamiamo Enrica Canessa in prossimità palco, che fra un po' è il momento. Enrica Canessa sul palco. Allora, sarebbe il momento di Enrica Canessa, che aspettiamo sul palco, e di Alessandro Ranellucci e di Carlo Fonda. Intanto cominciamo con Carlo Fonda, e che ci presenterà Alessandro Ranellucci, e aspettiamo il terzo ospite. Grazie. Io, diciamo, mi sento molto così emozionato, perché presentare Alessandro in realtà non servirebbe. Alessandro è ben noto nell'ambito dei maker in Italia e non solo in Italia. Non penso che c'è nessuno qui dei presenti, dei nostri maker abituali, quantomeno che non lo conosca. Lui è l'autore di uno dei software più usati in campo di stampa 3D, open source, libero, che si chiama Slicer, anche qui non occorre dirlo, ma insomma ha portato l'Italia alla ribalta internazionale in un ambito di alta tecnologia, veramente la stampa 3D è quella che molto spesso è stata associata negli ultimi anni come forse la cosa che fa vedere i maker come avanti verso il futuro. Ecco, lui ha scritto questo software, l'ha reso libero per tutto il mondo, magari ci dirà qualcosa, e oltre a questo sta in qualche maniera da tanti anni coordinando, osservando, studiando il mondo dei maker, il mondo dei Fab Lab, per dare anche delle indicazioni poi su come questo può essere migliorato, può essere anche utilizzato per l'innovazione del paese. Niente, io farei un grande applauso e un benvenuto a Alessandro Ranellucci, oltre a essere organizzatore anche della Maker Fair di Roma. Grazie Carlo. Beh, io vengo qui sempre molto volentieri, lo sai, lo sai, perché ho seguito la Mini Maker Fair di Trieste sin dall'inizio, e perché è nata da un brainstorming comune, da un'avventura che Maker Fair Rome un anno prima, diciamo... Siamo stati figli della prima Maker Fair di Roma, sì, che ci ha colpito veramente. E tutti gli anni, devo dire, qui come in tutte le Maker Fair assistiamo ad un cambiamento, secondo me, di come le persone si interpretano maker e del significato che danno a questa cosa, e tutto sommato in realtà fanno al di là del significato che attribuiscono. Forse non tutti sanno, ogni tanto ci ripenso, no? Ma da dove siamo partiti e come ci siamo arrivati? E secondo me ancora c'è molto da fare per ripercorrere un'evoluzione culturale, storica, di come questo movimento in pochi anni in realtà ha dato forma a un pezzo di economia, a un pezzo di sottocultura che unisce delle persone che fanno cose diversissime. Che cosa hanno in comune tutte le persone che espongono qui ad una Mini Maker Fair o ad una Maker Fair più grande? Fanno cose talmente diverse. C'è chi si occupa di elettronica, c'è chi l'elettronica neanche la sa capire, invece fa delle cose molto materiali e molto tradizionali, eccetera. Eppure un filo conduttore forte tra tutte queste persone lo vediamo tutti e sappiamo tutti che c'è e che esiste. Forse non tutti sanno, non tutti si ricordano, ma devo dire anch'io ogni tanto me lo dimentico, che la parola maker in realtà è nata 10 anni fa. Era il 2009 quando Cory Doctorow, scrittore di fantascienza, ha pubblicato un romanzo intitolato Makers e ha dato la definizione dei maker, dicendo che sono persone che
si dedicano a modificare, a migliorare, ad agire sul mondo che li circonda, sui modelli di vita e sui modelli economici, per rimanere felici, esatto, e vogliosi di fare anche in un contesto che a volte sembra crollare attorno. Mi viene in mente che forse lui l'ha fatto anche per cambiare un po' l'abitudine dell'uso della parola hacker, che è sempre vista, hacker nel termine, nel gergo tecnico, fra, diciamo, fra gente che li conosce, è positivo, ma la stampa, diciamo, l'ha visto sempre in maniera negativa. I film, gli hacker sono quelli cattivi. Il maker è un termine, forse è stato coniato proprio per dare fin dall'inizio un termine positivo a questo. È arrivato e ci ha raggiunto adesso anche Enrico Canessa, che è anche lui organizzatore della Mini Maker Fair Trieste, e anche lui avrà qualche domanda per Alessandro. Sì, non ho capito per cosa sto a fare qua, ma comunque grazie per l'invito. Che si rovesciano i ruoli. È sempre un piacere avere Alessandro con noi, che ci accompagna da 6 anni, se non di più, che lo conosciamo. E impariamo tanto dai nostri amici di Roma, della Maker Faire di Roma, e abbiamo seguito il vostro entusiasmo e il lavoro, e abbiamo implementato il nostro laboratorio Fab Lab con una connotazione scientifica per via della nostra istituzione. Questo ci distingue un po' dal resto, crediamo, perché noi abbiamo un occhio anche nel eventuali progetti che abbiano un impatto nella società, nei nostri amici scientifici delle nazioni in via di sviluppo. Quindi diciamo che ci ha aperto un mondo nuovo, che ti ringraziamo anche per spingerlo a fare. Non so, devo farti domanda? Cosa? No, ma io in realtà vorrei cogliere l'occasione per ricordarci come ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti qui prima della Mini Maker Faire, prima di questa avventura. In realtà c'era un capitolo che ricordo con grande... Qui si è fatto, prima ancora che ci fosse il Fab, la Mini Maker Faire, ci sono stati alcuni anni in cui abbiamo creato un laboratorio di stampa 3D. Ci siamo interessati, abbiamo cercato di vedere quali sono le macchine, le persone, le tecnologie, e abbiamo scoperto appunto questo miracolo, secondo noi all'epoca, di questo software, che aveva un autore italiano. Abbiamo detto, beh, forse avendo un autore italiano magari riusciamo anche in qualche maniera a contattarlo, e quindi è nata questo contatto, questa amicizia con Alessandro, proprio nell'ambito della stampa 3D all'inizio. Ecco, anche qui, come la stampa 3D ha cambiato la tua percezione del mondo in qualche modo? Ma ormai sembra veramente di parlare della preistoria, perché con cambiamenti semantici del tipo me lo compro, no, me lo stampo, che inizialmente facevano sorridere per quanto questa cosa fosse strana, sono ormai la normalità di tutti noi e di chi frequenta una Maker Faire, anche nella quotidianità di come concepire il procurarsi le cose. E se non ci fosse stata l'open source, avremmo le stampanti 3D come le abbiamo oggi? Decisamente no, perché anche qui, ora sembra un momento a Marcord, ma insomma ogni tanto vale la pena ricordare come si arriva alle cose. E io mi ricordo quando mi affacciai alla comunità RepRap, e c'erano queste centinaia di persone che chattavano dalle proprie camere da letto, dai propri laboratori, dai propri uffici nel tempo libero, e si scambiavano consigli su come fare una cinghia di trasmissione in modo economico. Guarda, secondo me puoi usare la cinghia che vende Ikea, quella a sfere, che funziona bene e si trova facilmente. Se smonti uno scanner puoi usare questo motore che in realtà ti permette di fare l'asse Z, eccetera. E questo è stato la stampa 3D, inevitabilmente. E quindi, diciamo, questo un po' ha plasmato anche gli anni che stiamo vivendo adesso. C'è una storia, però spesso non viene riconosciuta. Cioè, adesso si legge sul giornale, sì, la tecnologia, l'innovazione cambierà il paese, e sembra sempre che a inventarla siano le grandi ditte, la multinazionale, la grandissima università che ha fondi e possibilità. Invece molto spesso ci dimentichiamo appunto che l'origine può essere più umile. Ecco, noi come possiamo in qualche maniera trasmettere questo messaggio che è quello che tento sempre di dire io anche qui alla Maker Faire, che tutti sono maker, perché rischiamo veramente, se questo messaggio non passa, di perderci le prossime innovazioni, perché se il ragazzino che magari in qualche maniera, diciamo così, è predestinato a inventare la prossima grande invenzione, non crede in se stesso perché tutti gli dicono no, ma guarda, è la multinazionale che produce le invenzioni, forse non lo farà, ecco. Come possiamo trasmettere questo messaggio alle nuove generazioni, che loro devono essere gli artefici del futuro? Sicuramente incoraggiandoli a parlare ai maker,
parlare vuol dire non girare per una Maker Fair guardando, ma chiedendo a un maker di raccontare perché quel progetto è diverso ed è personale. Perché una, devo dire, una sindrome che colpisce anche me, credo che colpisca un po' tutti noi che siamo in questo mondo da anni, è quella del già visto, e che in realtà puntualmente viene smentita quando tu vai a capire perché quel progetto è stato fatto e scopri che ogni singola variante ha motivo di esistere, perché c'è una storia personale dietro, perché c'è un percorso per arrivarci diverso, perché cambia un dettaglio che però ti apre un mondo di possibilità. E io sono contento ogni volta di smentirmi da solo nel dire no, in realtà mi sembrava di averlo visto, ma non l'ho già visto. È chiaro che le cose dopo anni si somigliano, perché ci sono dei filoni che sono più forti, eccetera. E il rischio è questo, quello del consumo passivo da parte del pubblico, dei giovani che passano e dicono va bene, la stampante 3D, ok, è una cosa che ho già visto, via. Potremmo parlare ore della sovrastimolazione informativa o di intrattenimento a cui siamo soggetti, eccetera. Però quello che noi facciamo è il contrasto a tutto questo, perché in realtà un evento più interattivo e partecipativo di questo non c'è. Sì, a riguardo, secondo te i giovani, le nuove generazioni, come possono avvicinarsi a questo mondo dei maker, della creatività? Perché non te lo puoi aspettare che la scuola ti dia tutto, vero? Quindi secondo te quale dovrebbe essere il cammino a seguire per i genitori, per i ragazzi, per entrare a essere parte di questo movimento? Quello che facciamo, vediamo, assistiamo da parte di tutti quei coraggiosissimi docenti che applicano queste metodologie didattiche e non si spaventano di fronte a delle sfide di questo tipo, perché in realtà la tecnologia oggi è facile, accessibile, divertente ed è la porta per tutto. Ma la stessa università, in realtà quello che noi facciamo è complementare, no? L'università spesso ti dà le risposte a domande che non ti sei mai posto. Te ne dà prima, questa è un'impressione che faccio spesso con dei miei amici maker. Quello che noi facciamo nei nostri laboratori è saltare un percorso teorico, accademico, reinventare la ruota, arrivarci per percorsi non ortodossi, ma mettere in fondo un obiettivo che è personale e che ti guida nel imparare. Certo. E per quanto riguarda i materiali, i mezzi, questa è la ragione che ci sono queste Fab Lab, per essere un punto di incontro a chi non se lo può permettere a casa o comprare, non so, un laser cutter o una stampante 3D, queste cose, immagino, no? Cioè, stanno crescendo queste Fab Lab in Italia, in Europa, secondo te? Ecco, questa è una buona domanda. Quello che io noto che sta cambiando è non tanto il numero complessivo, perché ovviamente in questi anni è sotto gli occhi di tutti che molte realtà hanno chiuso per impossibilità di sostenersi economicamente, ma tante altre, e questa è la cosa che mi interessa molto, invece sono molto attive a livello locale. Cioè c'è molta meno comunicazione a livello nazionale o internazionale di quello che succede, perché tutti sono molto impegnati a fare attività locali, con le imprese locali, con le scuole locali, con le istituzioni. Questa in realtà la considero una cosa molto positiva, perché vuol dire effettivamente legarsi al territorio, che è quello che un Fab Lab deve fare. Ci manca in questo momento una visibilità, uno studio, sarebbe da fare un nuovo censimento come quello che facemmo un po' di anni fa con la Fondazione Make in Italy, per capire l'impatto di quello che sta avvenendo. Ma io mi stupisco positivamente di quando vado in giro, parlo a una Maker Fair o altri eventi del genere, con chi mi racconta: noi stiamo lavorando tantissimo, stiamo facendo questo, questo, questo e questo. Io dico: ma perché questa informazione non mi è arrivata? Quindi la comunità, secondo te, si sta allargando, e il passaparola o Facebook, il social media è molto importante per essere informato e vedere le opportunità e possibilità che ci sono. Sì, e le collaborazioni. Io vorrei chiederti qualche domanda per ampliare un po' il nostro punto di vista. Abbiamo parlato un po' dell'Italia, anche della situazione com'è adesso in Italia. Come la vedi invece in Europa e nel mondo? Tu che hai viaggiato, che hai visto Maker Faire un po' in tutto il mondo e che hai una rete di contatti, diciamo, che ti dà un feedback dal resto dei paesi del mondo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che è un mondo che si articola. E cioè la definizione maker di cui parlavamo prima è una definizione che naturalmente
in molti casi sta venendo meno, ma non è una cosa negativa, vuol dire che tante persone che si sono mosse finora sotto questo cappello, sotto questo nome, stanno facendo delle attività chiamandosi col proprio nome, chiamandosi nel modo più vicino al settore specifico in cui operano, ma applicando questo metodo e questo approccio. E questo chiaramente cambia il rapporto con le grandi aziende, cambia il rapporto con il pubblico, cambia il rapporto con cui si raccontano queste cose. Devo dire, questo è un fenomeno che vedo un po' in tutto il mondo, tranne le particolarità, non so, in Cina ovviamente siamo ancora nell'apice della robotica educativa, degli investimenti pubblici sulle tecnologie maker applicate all'educazione, e quindi questo cambia la loro prospettiva ovviamente. Però tra Stati Uniti e Europa vedo in realtà una situazione che non è del tutto diversa da quella italiana. Ah, è positivo, no? Perché tutti possono partecipare. Ho un regalo per te. E come vanno i preparativi per la Maker Faire di Roma, Alessandro? Vanno bene, settimo anno, ottobre, dal 18 al 20 di ottobre prossimo, e devo dire farla anno dopo anno, voi lo sapete benissimo, vuol dire reinventarla in qualche modo, perché le aspettative cambiano, il pubblico cambia, eccetera. Tante novità. Per chi non è mai stato alla Maker Faire di Roma, adesso intanto che Alessandro si può magari mettere la maglia se ha voglia, vi racconto l'esperienza che è la Maker Faire di Roma. Se l'unica che avete visto è questa di Trieste, ecco, è come avere visto un bicchiere d'acqua davanti al mare, che è la Maker Faire di Roma. È una festa immensa di maker, è la più grande in Europa e sta diventando, o è diventata già la più grande nel mondo, cioè riesce a superare per dimensione, per numero di maker che espongono, le Maker Faire originali nate negli Stati Uniti. Quindi immaginatevi questo congresso in cui arrivano nel caso di Roma, veramente da tutto il mondo, maker di ogni provenienza, di ogni genere, di ogni passione, e mostrano questi progetti. Ci sono padiglioni e padiglioni alla Fiera di Roma di scoperte, ogni metro, ogni passo si scopre qualcosa di nuovo, ci si ispira, vengono idee. È un posto dove si entra diciamo già felici, eccitati dall'idea, ma si esce molto, molto più ricchi di come si è entrati. Ecco, questo è, secondo me, se potesse esistere un modo per far arrivare tutti i nostri giovani e fargli visitare un posto come la Maker Faire di Roma, lì risolveremmo molti dei problemi che abbiamo appena detto, questa difficoltà insomma di comunicare il messaggio. Noi ci siamo stati tutti gli anni, fin dalla prima, e abbiamo visto anche lì questa evoluzione, questo cercare il posto migliore, questo cercare di ampliare la rete dei maker, di farli arrivare e di dare questo che secondo me è l'esempio di come bisogna affrontare un po' questa filosofia maker, ma la vita in generale, cioè il provare, lo sperimentare, il fare senza stare troppo a porsi problemi e pensieri. Ecco Alessandro, dopo tutti questi anni di Maker Faire Roma, ci hai detto, ci hai anticipato come sarà quest'anno, quali altri progetti hai per il futuro? Perché Alessandro ha fatto anche da consulente per il governo, l'Italia Digitale, ha vissuto la costruzione del movimento dei Fab Lab in Italia, sì, non è solo Maker Faire Roma. Negli ultimi due anni ho tolto un po' di tempo ai maker, devo dire, perché ho avuto l'opportunità di unirmi a un gruppo che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta portando competenze esterne alla digitalizzazione del Paese, dove, se siete tutti d'accordo con me, penso c'è veramente tanto da fare, nel senso che ogni ambito del settore pubblico ha bisogno di molta più digitalizzazione per restituire a tutti noi la serenità di un rapporto con lo Stato e con le istituzioni, ma anche il buon umore nel fare delle cose che vanno fatte, pagare le tasse, pagare le multe, accedere alla sanità. Se oltre a tutto questo ci mettiamo l'umiliazione di servizi che non funzionano e che potremmo fare facilmente via internet, è un aggravio inaccettabile. Ecco, quando lui mi ha raccontato per la prima volta che stava entrando in questo diciamo progetto, io finalmente ho pensato: finalmente abbiamo un maker che può in qualche maniera dare delle dritte ai nostri politici, e magari c'è speranza, cioè non è tutto destinato a finire male. Tanto noi italiani siamo famosi per essere molto pessimisti, no? Che tutto va male, che nulla funziona. Però il sapere che c'è questo spirito maker anche ad alti livelli, diciamo, ci fa veramente veramente tanto piacere. Su questo una cosa mi fa piacere dirla: da pochi giorni sono andate in Gazzetta Ufficiale
e quindi hanno valore di legge, delle linee guida a cui ho lavorato per più di un anno e che impongono l'open source in tutto, in tutta la pubblica amministrazione. Facciamo un applauso? Avete sentito anch'io quello che ha detto Alessandro? Abbiamo delle linee di guida in Gazzetta Ufficiale sull'open source. Linee guida obbligatorie, queste, cioè un regolamento che ha valore di legge. Questo vuol dire che tutto il software scritto con soldi pubblici in Italia, per legge, deve essere pubblicato in open source, quindi su GitHub, su piattaforme repository del genere, con licenza aperta. Tutto, dal sito web del vostro comune, al registro degli asili nido, al sistema sanitario. Questo che cosa vuol dire? Che come nell'open source e come nel mondo maker, quando la conoscenza circola, si collabora e si mettono a fattor comune gli sforzi. E quindi se finora i soldi, l'energia, il tempo sono stati sprecati per rifare 20 volte quante sono le regioni italiane i sistemi digitali della sanità pubblica, certo, in parallelo, ognuno per conto suo, esatto. Con questa cosa cambia il paradigma e si deve collaborare andando a investire le risorse per migliorare quello che è già stato fatto. Signori, c'è speranza. Vorrei sentire non un applauso, un urlo, questo è importante, cioè è il nostro futuro, è il futuro di questi ragazzi che vediamo qui intorno a noi, insomma. Sì, però raccontaci, Alessandro, come hai fatto la magia però per arrivare a questo punto? Ma non è solo un lavoro mio, ma di alcune altre persone, devo dire non tante. Un processo culturale che in realtà è durato 15 anni, perché le prime introduzioni dell'open source nella pubblica amministrazione sono di 15 anni fa. Le novità che abbiamo apportato con questo gruppo di persone sono relative agli ultimi 12-15 mesi e sono relative al fatto che non basta fare regole. Per far succedere le cose, questo l'ho imparato lavorandoci, bisogna anche creare la convenienza per tutti, mostrando che un modello non si impone dall'alto ma è conveniente per tutti, a tutti i livelli, dirigenti, funzionari pubblici ma anche fornitori, eccetera, e creando strumenti pratici che permettano questa cosa. E quindi piattaforme collaborative per gli sviluppatori che lavorano con la pubblica amministrazione, la piattaforma a cui ho lavorato si chiama developers.italia.it, se ci andate trovate tutto l'open source della pubblica amministrazione, e questo vuol dire creare un ambiente favorevole al lavoro. Dopodiché, fatto il regolamento, fatti gli strumenti, eccetera, adesso comincia la sfida vera, che è quello di portare fino in fondo l'applicazione di questa cosa. Pensi che questo sia un modello che possa servire da esempio anche agli altri paesi, e penso qui soprattutto ai paesi con meno risorse, ai paesi del mondo dove ci sono mille altri problemi, certo, ma la tecnologia è forse una soluzione a questi problemi, e l'innovazione, il digitale potrebbe aiutare. Ecco, come vedi l'Italia a questo punto? Noi siamo stati siamo un paese che non ha partecipato alla conquista del mondo, non abbiamo fatto grandi campagne con le navi in giro per il mondo, no? Però abbiamo aiutato tanti altri paesi con l'emigrazione, molto spesso con la bassa forza lavoro, con il sudore degli italiani, insomma, nel mondo. Il mondo ci vuole un po' bene. Possiamo essere forse un esempio anche in questo millennio digitale e andare un po' a esportare quest'idea in altri paesi, o siamo arrivati ultimi? Questa è la domanda. Il tempo lo dirà. Penso che il tempo lo dirà, no? Per siete all'inizio. Il tempo lo dirà. Su questa cosa siamo più avanti di tutti gli altri paesi europei, però ovviamente finché questa cosa non è misurabile con un impatto su una buona parte della pubblica amministrazione, io ovviamente non canto vittoria. Però sta di fatto che siamo l'unico paese europeo ad oggi che impone l'open source con questa forza, e per fare questa circolazione del software pubblico, senza dilungarmi nei dettagli, noi abbiamo sviluppato uno standard di metadatazione del software che si chiama Public Code, che serve a indicizzare tutto il software pubblico, e l'abbiamo fatto insieme alla Municipalità di Amsterdam, e c'è interesse da parte di diverse nazioni straniere, tra cui Stati Uniti e Canada, per adottare questo standard che abbiamo fatto noi in Italia. Quello che cerchiamo ovviamente non è battere gli altri, ma è collaborare con gli altri per fare massa critica. Io a giugno sarò a Bucarest per presentare a tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea questo stato d'avanzamento, cercando di collaborare al di fuori dei confini. Alessandro, santo subito.
esagerato. Ringraziamo tantissimo Alessandro per queste belle notizie che ci ha dato, veramente belle notizie. Adesso abbiamo altre belle notizie, abbiamo la cerimonia di premiazione dei maker di questa sesta Trieste Mini Maker Fair, e ad allietarci fra una premiazione e l'altra avremo anche delle perle, delle pillole di saggezza scientifica raccontate con molta verve e con molta arte del palcoscenico veramente dai ragazzi di FameLab, dei vincitori di FameLab. Ringraziamo l'immaginario scientifico, vedo qui la direttrice, per averci aiutato a organizzare, appunto a far venire qui questi bravissimi divulgatori, giovani e bravissimi divulgatori. Allora intervalleremo una pillola di scienza con uno scienziato, appunto giovane ricercatore di FameLab, che verranno introdotti adesso credo da Aura. Aura, ci fai tu un'introduzione? Sì. E poi ci saranno anche i premi. I premi verranno dati, consegnati fisicamente da chi li ha offerti. Quindi invito anche qui i nostri sponsor. Ah, ok. Invito i nostri sponsor a venire qui, a essere pronti per salire e dare il premio alla persona prescelta. Ricordiamo che i premi sono offerti dal Soroptimis Club Trieste, di cui abbiamo la presidente, credo c'è, è arrivata la presidente del Soroptimis Club Trieste, ancora no, arriverà, speriamo, Fondazione Pietro Pittini, poi abbiamo Robotics 3D, quindi io invito Pietro Cirinnei di Robotics 3D, Marina Pittini, e la presidentessa del Soroptimis Club Trieste di essere qui con noi per la consegna dei premi. E adesso do la parola a Serena Mizzan, direttrice dell'immaginario scientifico, per l'introduzione a FameLab. Allora, buongiorno, introduzione a FameLab. FameLab è il talent della scienza, si fa già da 7 anni a Trieste, a partire da 2012. Non lo facciamo da soli perché non sarebbe possibile, abbiamo la fortuna di avere dei partner importantissimi come l'Università di Trieste, l'Università di Udine, la SISSA, l'INFN, sezione di Trieste, il Comune di Trieste. È una gara nella quale si sfidano degli scienziati che si assumono la responsabilità di spiegare qualcosa di scienza in 3 minuti e in un modo estremamente piacevole e divertente per chi li ascolta. Di solito a Trieste si svolgono soltanto le selezioni che riguardano un po' tutto il Nord Italia. Il prossimo anno a Trieste, in occasione di ESOF 2020, di cui sicuramente avete sentito più volte parlare, ci saranno le finali nazionali, che saranno uno degli eventi satelliti di ESOF nel maggio del 2020. Tra un po' si alterneranno sul palco questi concorrenti del 2019, che credo ripeteranno la performance che hanno fatto nel corso della competizione che si è svolta a febbraio, le selezioni, a maggio a Milano, le finali. È un'iniziativa che sta nell'ambito delle attività della Notte Europea dei Ricercatori. Voi sapete che la Notte Europea dei Ricercatori si svolge nello stesso giorno in moltissime città d'Europa. La città di Trieste è una delle città nella quale viene fatta appunto la Notte dei Ricercatori, che sarà il 27 settembre e ha l'acronimo SHARP. Ci siete? Allora, io vi dico i nomi di tutti e 5 i concorrenti e poi inizieremo con la prima concorrente. Mi informo se prima non c'è una premiazione. Allora, i 5 concorrenti saranno Martina Canova dell'Università di Trieste, Ilaria Canlomagno di Elettra, Chiara Brancato dell'Università di Trieste, Uriel Luviano della SIS e Gigi De Pascale dell'Università di Trieste. Inizia Martina Canova dell'Università di Trieste. Buonasera. Come potete vedere ho portato con me una bella banana matura. Direttamente da fruttivendolo sotto a casa mia, che la vendo a metà prezzo quando raggiunge questo stato. Lo stato perfetto per un insetto che sono sicura abbiate presente, il moscerino della frutta. Per gli amici Drosophila melanogaster, quell'insetto che sfrutta le fessure più piccole per intrufolarsi nella nostra cucina e raggiungere la nostra frutta. Ha un ciclo vitale di solo 12 giorni e le femmine depongono un'infinità di uova.
è in generale un buon animale da allevare in un laboratorio. Pensate che ben 6 premi Nobel sono stati assegnati a scienziati che se ne sono serviti. Ma cosa se ne fa uno scienziato di un stato così piccolo e fastidioso? Ebbene, per illustrare il concetto di organismo modello, mi servirò di un secondo oggetto. Altre banane, di plastica però. Come potete vedere, entrambe sono lisce, sono gialle, sono a forma di banana. Queste però sono più resistenti, non odorano, non maturano. Sono una versione semplificata di queste. Così anche per la drosofila. Se devo studiare una patologia o un problema nell'essere umano, ma non ho la possibilità, posso studiare la sua versione corrispondente in un organismo molto meno complesso, come la drosofila. Essa infatti ha 4 coppie di cromosomi contro le 23 coppie di cromosomi degli esseri umani, ma ben il 60% dei geni ritenuti responsabili di patologie nell'essere umano ha un corrispondente funzionale in drosofila. È per questo che possiamo utilizzarla per gli studi più disparati, dall'Alzheimer all'autismo alla sindrome di Down. C'è una cosa però che stupisce sempre. La drosofila si utilizza anche per lo studio della schizofrenia. La schizofrenia. E voi direte, forse che un moscerino può avere delle allucinazioni? O magari ride quando dovrebbe piangere? O magari si sente perseguitato dalla mafia russa? Non proprio. La schizofrenia è dovuta ad alterazioni in diverse aree del cervello, con una componente di predisposizione genetica, biologica, più una componente di stress cosiddetto ambientale. Quello che noi possiamo fare è studiare come una singola mutazione debole, simile a quelle osservate nei pazienti schizofrenici, possa avere un effetto su un meccanismo complesso come il comportamento o la memoria. Ecco dunque ci sono almeno 3 cose per cui una banana matura è funzionale. Innanzitutto per attirare e allevare moscerini dalla frutta. In secondo luogo per illustrare il concetto di organismo modello. E infine per preparare dei deliziosi Just Ingredients Diet Friendly Banana Pancakes. Grazie. Facciamo prima abbiamo la Pittini? Abbiamo la Pittini? Perfetto, falla venire. Ok, aspettiamo qui. Sì, pronto. No, adesso no, grazie. Perfetto. Allora, invertiamo, faremo per ultima. Un bel applauso per la dottoressa Marina Pittini, la consegna del premio Young Maker offerto dalla Fondazione Pietro Pittini. Un bel applauso. Allora, per questa categoria premiamo il progetto M96 di Angela Pozzo Mateos. Hello. Intitolato Escornabot e Echidna Shield, two open Spanish projects to bring robotics and programming to children. E la motivazione di questo progetto risiede ovviamente nel lavoro
nel lavoro di grande di profonda conoscenza che Angela ha messo in questo lavoro, sia sul fronte dell'elettronica sia sul fronte dell'informatica, unendo i suoi due percorsi di studio nel progettare un progetto particolarmente ricco che chi è passato allo stand ha avuto modo di apprezzare. Quindi complimenti, congratulations. I realize I probably need to translate the motivation for you, unless you understood what I said in Italian. And the motivation is that... I have understood you. Okay, perfect. Do you want to say something? Well, I just want to thank you, because these projects are not mine. I mean, I didn't develop the Escornabot. I just brought it from Spain. But I'm so happy. I'm so happy. Thank you so much. E ora Ilaria Carlomagno, FameLab 2, da Eletra, finalista di FameLab Trieste 2019, un live atomico. Un applauso per Ilaria Carlomagno. Buonasera a tutti. Visto che siete qui, do per scontato che siete tutti appassionati di tecnologia. Per caso qualcuno di voi è anche appassionato della scienza che c'è dietro la tecnologia? Sì, no? Qualcuno sì, perfetto. E per caso sapete come è fatto un atomo? Ok, quindi correggetemi se sbaglio. La struttura atomica è composta da un nucleo centrale in cui abbiamo protoni e neutroni e che quindi ha una carica elettrica positiva. Intorno al nucleo orbitano cariche elettriche negative che chiamiamo elettroni, corretto? Benissimo. E poi sappiamo anche un'altra cosa, cioè che cariche elettriche di segno opposto si attraggono. Siete d'accordo? Benissimo. Ma non vi sembra strano che all'interno dell'atomo questa attrazione che c'è tra le cariche elettriche negative degli elettroni e la carica positiva del nucleo non fa in modo che gli elettroni collassino sul nucleo stesso? La spiegazione va ricercata nella meccanica quantistica ed è fornita dalla quantizzazione dell'energia. Sono tutti paroloni altisonanti, ma in realtà il concetto è molto semplice. Immaginate un concerto. Al centro del concerto cosa c'è? Gli artisti. Che sono gli unici ad avere accesso al palco. Nel nostro caso, protoni e neutroni sono gli unici che possono stare nel nucleo. Tutto intorno c'è posto, all'interno del concerto, c'è posto per il pubblico, nel nostro caso gli elettroni. E gli elettroni non dovete immaginarli come un pubblico statico che sta lì a subire passivamente l'esibizione, tutto il contrario. Si muovono in continuazione e l'attrazione che hanno per gli artisti che sono sul palco fa appunto in modo che si godano il concerto e che vengano trascinati. E ovviamente dove saranno quelli che subiscono l'attrazione maggiore? In prima fila, ovviamente. Ma allora, chi fa in modo che i fan più sfegatati, quelli della prima fila, non saltino sul palco insieme ai loro artisti preferiti? La quantizzazione dell'energia, appunto. Potete immaginarvela come un sistema di transenne e bodyguard che confina gli elettroni nei settori a loro dedicati e che permette quindi la riuscita del concerto e che, di conseguenza, a livello atomico, conferisce la struttura che noi conosciamo. Non per questo